Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di un argomento che ho trattato già qualche anno fa in un video che si chiamava come ottenere i colori con le mescolanze. Allora, col tempo ho notato che molti di voi nutrono ancora qualche dubbio. Mi sono giunti infatti diversi messaggi di persone che mi chiedevano come si faceva ad ottenere il blu, il rosso ed il giallo. Voglio aprire una parentesi in merito a questa cosa, perché nel primo video probabilmente è stato errore mio dare per scontato certe informazioni, quindi ho pensato che sarebbe stato utile trasformare questo argomento in una vera e propria rubrica che mano a mano approfondirò con il vostro aiuto, ovvero rispondendo alle vostre domande e cercando di chiarire ogni vostro piccolo dubbio. Chiudo la parentesi per ritornare e rispondere quindi alla domanda. E vi dico che è fondamentale quando si approccia a questo tipo di lavoro sapere che tutti i colori sono ottenibili con le mescolanze, ad eccezione del rosso, del blu e del giallo, che sono i cosiddetti tre colori primari. Il bianco ed il nero invece assumono una posizione particolare in quanto per lo scienziato sono considerati dei non colori, perché il bianco è la somma di tutti i colori, mentre il nero è l'assenza di questi. Al contrario, per l'artista questi due colori vengono definiti anacromatici, cioè privi di colore, e quindi, per essere precisi, il bianco viene considerato come un colore primario perché non è ottenibile con nessun colore, mentre il nero è considerato un colore secondario perché si può ottenere con la mescolanza di alcuni colori. Tutto quello che vi ho detto fino ad ora, cioè colori primari, bianco e nero, eccetera, si riferisce alla cosiddetta sintesi sottrattiva, quindi non facciamo confusione con la sintesi additiva, che sarà un argomento dei miei prossimi video. Quindi tutto quello che riguarda questa rubrica, cioè come ottenere i colori con le mescolanze praticamente, cioè con la pittura, ha a che vedere solamente con la sintesi sottrattiva. Una delle domande più frequenti è stata: come faccio ad ottenere il rosa, oppure come faccio ad ottenere l'azzurro? Allora, questa è una cosa molto ma molto semplice. Basta ovviamente utilizzare, per quanto riguarda il rosso, una parte di rosso magenta unita ad una parte di bianco. Per invece ottenere l'azzurro, ovviamente nello stesso discorso, si parte da una parte di blu ed una parte di bianco. E la quantità di bianco varia a seconda del tono che vogliamo raggiungere. L'utilizzo del bianco e del nero per schiarire o scurire un determinato colore generalmente viene utilizzato dai principianti, però è importante che in alcune situazioni si adoperi un'altra tecnica. Se per esempio voglio schiarire un verde, dovrò adoperare il suo colore immediatamente adiacente nella ruota cromatica, ovvero il giallo. Se lo voglio scurire invece dovrò adoperare il blu. E questo concetto vale un po' per tutti i colori. Adesso io vi faccio vedere praticamente qual è il risultato e mettiamo a confronto un po' questa tecnica del bianco e nero con i colori adiacenti nella ruota cromatica. Allora, adesso vi faccio vedere in pratica come si fa mettendo a confronto queste due tecniche. In effetti, allora, io ho scelto per esempio di utilizzare l'arancio, che fa parte comunque di quei colori per così dire problematici, che ovviamente non è indicato sfumare col bianco o con il nero. Quindi utilizzando l'arancio, partendo dall'arancio, aggiungiamo una piccola parte di bianco. Quindi, grosso modo, il risultato sarà questo. Otterremo in poche parole un color pastello. Vediamo col nero invece come reagisce. Un tocco, basta. Ecco qua. Non so se riuscite a vederlo, ma il colore si spegne notevolmente. Si scurisce, sì. Sembra anche quasi marrone. Vediamo invece il colore come reagisce con il giallo e con l'arancio. Prendiamo una parte. Risultato completamente differente dal bianco. Scuriamo l'arancio.
con un tocco di rosso. Ecco qui. Vedete che bell'arancio vivo. Insomma, tutto questo per farvi capire un po' quali sono i risultati. Nel senso che se utilizzeremo il bianco ed il nero per schiarire o scurire un colore come l'arancione, che può essere anche il verde o addirittura, che so, anche un giallo, il risultato sarà questo. Con il bianco e il nero il colore tenderà a spegnersi, mentre con l'aggiunta dei colori adiacenti al cerchio cromatico saranno sicuramente più vivi e luminosi. Quindi questo concetto, come vi dicevo, non fate caso alle mani tutte sporche perché sono sempre la solita pasticciona, questo concetto vale per tutti i colori. Viene estrapolato da modelli teorici molto più complessi che io poi ho spiegato in maniera veramente molto ma molto spicciola, però per l'attività pratica e per le esigenze dell'artista va più che bene. Se vogliamo farci una cultura su questo argomento va benissimo, ben venga, però tutti coloro che vogliono comprendere praticamente come si fa, non c'è nulla di più prezioso che l'esperienza e la sperimentazione. Quindi spero di avervi chiarito un po' di cose. Come vi dicevo prima, se avete interrogativi o volete approfondire qualche aspetto di questo argomento, fatemelo sapere con un commento o con un messaggio. Per adesso vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!